Ciao a tutti, ciao a tutte. Oggi finalmente siamo di nuovo insieme. Oggi c'è con noi Letizia Palomba, l'assistente di nutrizionista. Oggi vi consulente di nutrizionista. Oggi vi parleremo di un argomento molto, molto importante, molto delicato, molto importante per noi donne. Si tratta di menopausa. Cosa ci puoi raccontare tu di menopausa? Allora, diciamo che prima o poi ogni donna attraversa questa fase un po' delicata, no? Di cambiamento nella nostra vita. Di solito diciamo che dopo i 40 anni si ha una diminuzione degli ormoni femminili, quindi diciamo il livello di estrogeno si abbassa e si ha proprio un cambiamento a livello ormonale. E quindi alcune donne si trovano ad affrontare degli effetti negativi abbastanza pesanti. Mentre una... Quindi che sintomi sono in menopausa? Che sintomi ha una donna in menopausa? Allora, diciamo che i sintomi tipici di questo periodo sono l'aumento di peso, il rallentamento del metabolismo, l'accumulo di adiposo soprattutto su addome e sui fianchi, sulla vita. Vampate di calore, e quindi anche perdita di memoria, perdita di concentrazione, sbalzi di umore e poi a volte succede anche anomalie di testa, disturbi del sonno e anche... Quindi qual è il modo giusto, qual è il modo con cui si può affrontare questo periodo particolare, la menopausa antipatica? Allora, diciamo che il modo migliore per affrontare questo periodo non sono sicuramente i medicinali, ma bensì cercando di... è una questione più di testa, quindi bisogna cercare di trovare quell'equilibrio tra la mente e il corpo e quindi per contrastare l'osteoporosi, ad esempio, che è uno degli effetti negativi della menopausa, io ad esempio pratico tutti i giorni un po' di attività fisica. Ogni tanto alterno anche con le lunghe passeggiate e con alternate alla corsa. E questo mi aiuta appunto a tenermi anche più fisicamente meglio e soprattutto con gli anni diciamo che ho acquisito anche una consapevolezza alimentare che è molto meglio di quella che avevo quando ero giovane. Molto brava di mangiare sano, di muoverti, perché io ti seguo e ti seguiamo in tante, perché sei veramente è una mamma di due bambini, quindi... Poi cosa altro? Prendi qualche integratore, qualcosa che ti aiuta? Assolutamente sì. Sì, prendo degli integratori che sono molto utili, integratori naturali, okay. Che sono appunto il tè mix e la moringa. Il tè mix diciamo che è un infuso, okay, drenante e detossificante, quindi ti depura. Certo, in più aiuta a drenare quella che può essere magari la ritenzione che si ha soprattutto in questo periodo, yeah, nella zona di pancia, fianchi. Anche prima. Sì. Però diciamo che col fatto che il metabolismo basale si sfasa, si ha un aumento di solito di peso, quindi questo ti aiuta anche a rimanere, a regolarizzare il metabolismo. Wow, è buono. È eccezionale. E quell'altro, moringa, cos'è sta allora, moringa? Allora, la moringa è un albero che proviene dall'India, diciamo, poi vabbè anche coltivato nelle zone tropicali. E, questa pianta, diciamo, ha dei principi attivi eccezionali, nel senso che ha tantissime vitamine e tanti sali minerali. Abbiamo la vitamina B1, B2, B3, la vitamina C, poi c'è il potassio, zinco, insomma tantissimi sali minerali che aiutano tantissimo proprio in questa fase della nostra vita. Scusa che ti interrompo, io l'ho letto una cosa che hanno fatto proprio un studio su, sì, tante donne, su 90 donne, esatto, di menopausa, che la moringa era perfetta e li ha aiutato con tutti questi sintomi e sentirsi meglio sia fisicamente sia mentalmente, perché è un antiossidante eccezionale. E l'ho sentito anche che si usa sia in gravidanza sia quando uno ha problemi con la immunità e tante altre cose. Sì, tantissimi tipi di problemi. Diciamo che la menopausa rientra tra uno di questi. Ah.
Ti ringrazio per tutta questa bellissima intervista. Speriamo che ci vediamo breve, non tra 6 mesi. No, ci vedremo. Vi salutiamo, vi auguriamo una meravigliosa serata, meravigliosa giornata, piena di successo e felicità. E ci vediamo presto. Un bacio a grande da noi e seguiteci sull'Instagram, anche sul Facebook. Se qualcuno vuole informazioni più dettagliati, giù in commenti vi scriviamo il nome e cognome sia di Letty sia il di mio. Sì. Ciao a tutti. Ciao.